Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul canale di Doppio Passo. Oggi è 15 luglio del 2024 e finalmente possiamo dire che la stagione 23-24 è volta al termine. Siamo carichi a 1000 per la prossima, ma ieri sono arrivati gli ultimi due verdetti. La Spagna è campione d'Europa e l'Argentina è campione d'America. Partiamo dalla Spagna, visto che ieri vi avevo portato un video dove appunto vi parlavo di una Spagna forse leggermente sopravvalutata e un'Inghilterra sottovalutata. La Spagna... alzo le mani, io avevo detto che avrebbe vinto l'Inghilterra, quindi quando si sbaglia, va detto, vanno fatti i complimenti alla squadra, alla Spagna che sicuramente è stata la squadra che ha meritato di vincere questo europeo, quindi non si può dire che la vittoria è stata immeritata, a parte l'episodio contro la Germania, come vi ho detto ieri, che per me rimane dubbio, ma comunque la Spagna ha battuto Francia, Inghilterra, Germania, Italia, anche i gironi, non si può dire che non abbia meritato questo europeo. A livello di gioco espresso, a livello di squadra, a livello di giovani lanciati, veramente quest'anno era il loro anno. Nulla da dire, una bellissima squadra, anche ieri in finale una bellissima partita. Come vi avevo detto, per me l'Inghilterra ieri ha giocato una grande partita, ragazzi, sinceramente. Io non mi aspettavo una finale, molti parlavano di 3-0 Spagna, 2-0 Spagna dominante. Per me nel primo tempo l'Inghilterra è stata superiore e paradossalmente la Spagna ha sbloccato il risultato con l'uscita di Rodri, del suo miglior giocatore. Dopo vi parlo di Rodri, devo ricordarmi di una cosa da dirvi. Perché secondo me nel primo tempo l'Inghilterra ha preparato la partita benissimo, con Foden che riusciva a bloccare Rodri e la Spagna si trovava al centro del campo, in pratica non riusciva mai a giocare dal centro del campo. Se ci fate caso, ieri nel primo tempo si è giocato solamente nella fascia di Nico Williams e nella fascia di Yamal. Il centro era bloccato, Dani Olmo si è visto poco. E paradossalmente nel secondo tempo, con l'uscita di Rodri, Foden ha perso il suo punto di riferimento, Southgate non è stato in grado di riattoppare subito al cambio tattico della Spagna, che è stato un po', diciamo, forzato per l'infortunio di Rodri, ha preso subito il gol e poi si è creata una voragine in quella zona del campo. Se ci fate caso, nel secondo tempo si è giocato praticamente solamente al centro, con la Spagna che ha sferrato 3-4 volte il raddoppio, prima del pareggio di Palmer e poi del successivo gol di Oyarzabal. Quindi l'Inghilterra fa male perché io pensavo che vincesse, cioè... vabbè, vi ho spiegato tutto nel video di ieri, adesso non devo ripetervi tutto. Io l'Inghilterra l'avevo pronosticata vincente prima degli europei. È ovvio che se mi avesse detto chi vincerà tra Spagna e Inghilterra, la Spagna era favorita. La Spagna era favorita dopo tutto il percorso che ha fatto, ma inizio europeo non avrei messo la Spagna davanti all'Inghilterra, diciamo. Quindi fa male perché vedere Harry Kane non vincere un trofeo neanche quest'anno è doloroso. Bellingham avrebbe forse vede perdere il suo pallone d'oro, probabilmente. E diciamo che è una generazione che volge al termine per l'Inghilterra, che non riesce a portarsi a casa il trofeo neanche quest'anno. Comunque secondo me esce a testa alta, perché ieri l'Inghilterra ha giocato una grande partita, a mio modesto parere. E cosa dire? Il premio di MVP della partita io non l'avrei dato a Rodri. Cioè di MVP dell'Europeo io non l'avrei dato a Rodri, sinceramente. Posso capire non darla a Yamal, perché a Yamal viene dato il miglior giovane, ma a questo punto per me l'MVP del torneo è Nico Williams, che è stato decisivo in finale, più di Yamal, decisivo nei quarti di finale contro la Germania, decisivo in tutte le partite. Ragazzi, Nico Williams ha spaccato proprio l'europeo, un giocatore fantastico. Per me Yamal è fortissimo, ma Nico Williams, ragazzi, è un qualcosa di straordinario. A me il giocatore che mi ha sicuramente mi ha impressionato di più. Parlando invece della Coppa America, una partita, non so se l'avete vista, io sono rimasto sveglio fino alle 6 per vederla, diciamo più un match di rugby che una partita di calcio. In pratica non si riusciva a concludere un'azione senza un atterramento, senza un fallo, partita che è iniziata due ore, un'ora e mezza di ritardo, veramente scandaloso, che posso capire senza fare discriminazioni in Sud America, che possono succedere dei problemi del genere, problemi di ordine pubblico, ma a Miami veramente non me l'aspettavo che ci fosse una disorganizzazione tale. Comunque la partita secondo me è stata brutta, quella tra Argentina e Colombia. Sicuramente non è stata noiosa, non è stata noiosa, ma è stata una brutta partita, poco tecnica, poco calcio, tanti contatti, tanti falli non fischiati, tanti azzuffagli, e risolta alla fine da un gol di Lautaro Martinez, che continua a non capire perché sia stato messo in panchina. Sinceramente ha il capocannoniere, tutto il rispetto per Julian Alvarez, ma Lautaro Martinez in questo torneo era più in forma di Messi, era più in forma di Julian, era più in forma di tutti, doveva partire titolare. Comunque Lautaro Martinez entra e porta la partita e la coppa in casa dell'Argentina. Lautaro Martinez che secondo me rientrerà sicuramente nella top 5 del pallone d'oro. Comunque ha fatto capocannoniere della Coppa America, ha vinto il campionato con l'Inter facendo il capocannoniere con una prima parte di stagione pazzesca. Per me in top 5 ci rientra sicuramente. Quindi alla fine
Niente, questi sono stati gli ultimi due verdetti. Dispiace per l'Inghilterra, dispiace per l'Inghilterra perché ci siamo andati tanto così vicini, ma comunque non possiamo dire nulla sulla Spagna, che ha meritato indubbiamente di vincere questo europeo. E veramente tanti tanti complimenti al calcio spagnolo, che si conferma il miglior calcio di questo secolo, il miglior calcio sicuramente in Europa di questo secolo. Sono 24 finali di fila tra club, tra squadre di club e nazionale, che la Spagna non perde una finale. Sono 24 finali di fila vinte per le squadre spagnole tra club e nazionale, un qualcosa di assurdo. Una squadra e una nazionale che forse è l'unica a puntare ancora veramente sulla tecnica, sulla tecnica, perché oggi ne parlavo con degli amici, in Italia, in Francia, in tutti i paesi si punta sempre di più sull'atletismo e sempre meno sulla tecnica, questo in particolare in Italia. Invece la Spagna è la dimostrazione di come nel gioco del calcio il primo tassello fondamentale sia la tecnica. La tecnica, ragazzi, perché vedete Rodri, Pedri, Morata anche, Yamal, vabbè, so che sto parlando di fenomeni, ma sono giocatori che fin da piccoli hanno ovviamente il talento, ma anche un'educazione sulla tecnica. Cioè in Spagna, nelle scuole calcio, la prima cosa è la tecnica, perché se sei tecnico, come, cioè ragazzi, guardate Fabian Ruiz. Fabian Ruiz magari non è velocissimo come giocatore, ma se hai quella tecnica lì, se hai questo talento, riesci anche a rimediare alle carenze fisiche. E quindi sicuramente una squadra bellissima da vedere. Speriamo che in Italia si possa cercare di indirizzare i nostri giovani a giocare un po' di più a calcio e a giocare un po' meno a rugby. Quello che è sicuro è che tra la finale di Coppa America e la finale degli europei c'è un abisso incredibile, e non capisco chi ha detto che sì, questi europei sono stati probabilmente noiosi. Sono stati noiosi, sono stati forse i più brutti europei degli ultimi anni, forse insieme a quelli del 2016. Però ragazzi, in finale il tasso tecnico, se avete visto sia la finale di Europa sia la finale di America, veramente un dislivello importante. Sembravano quasi due, cioè anche l'Argentina, Argentina campione del mondo, veramente ieri una partita sotto il punto di vista puramente tecnico imbarazzante. Io vi ricordo che siamo carichissimi per la nuova stagione, arriveranno tanti video, arriveranno i pronostici della classifica, consigli del fantacalcio, veramente chi più ne ha e più ne metta, pronostici Champions League, pronostici campionati esteri, analisi di calciomercato, analisi di tutte le squadre. Ragazzi, io sono carico a molla e soprattutto quest'anno ho intenzione di spingere sempre di più su YouTube, quindi per favore, se il mio contenuto vi piace, se vi piace quello che faccio, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento, ditemi voi che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Oh.